Buongiorno a tutti. Come sapete, io ho una malattia, ma che condivido con molti di voi, quella della grafica che mi intrippa un po' troppo. Oggi siamo a Cincinnati, un po' nella periferia di Cincinnati, ma facilmente raggiungibile. Faremo un giro all'American Sign Museum, ovvero il museo delle insegne americane, che non è come quello che ho fatto a Las Vegas, che era il Neon Museum. Qui parliamo proprio di insegne, da quelle dell'Ottocento, quando ancora non c'erano i neon, fino a quelle con i neon. Vabbè, io entro. Già lo vedete, è un museo molto diverso perché inizia addirittura dalle lettere in 3D, dandovi tutta una storia delle lettere formate in 3D, prima in metallo, poi in plastica. Questo qui parliamo degli inizi del Novecento, quando ancora l'elettricità non era così diffusa nelle attività commerciali. E addirittura davanti a me ci sono quelle poi dipinte a mano, che è ancora prima delle lettere formate in 3D. Che poi le insegne al neon sono la cosa più bella del mondo. Il problema è che vanno viste da lontano, perché quando sei vicino, e soprattutto quando sono così tante, inizi a sentire e dopo un po' è ipnosi. Lo sentite? Shh. Radiazioni, sicuramente. Ovviamente il mondo delle insegne si sviluppa a un certo punto personaggio e mascotte, però qui ti viene da chiederti: ma che è sta cafonata? Boh. Questo lo adoro, Big Boy. Qui è una catena di ristoranti, eccetera, che questa mascotte qui è bellissima, tra l'altro tenuta benissimo, la cosa è restaurato meno. Che è un hamburger così grosso. Vabbè, continuiamo il giro dentro. Questa è carina perché l'era prima dei neon si mettevano qua dentro le lampadine, però praticamente ora capisci perché in America si sviluppavano tutti questi incendi. È una delle chicche fantastiche del museo delle insegne di Cincinnati, che tra l'altro è tutto al chiuso, che riproduce come se fosse una main street con tutte le insegne, quindi potete visitarlo anche se piove. E questa insegna McDonald's, prima ancora del brand con i due archi, quindi ancora c'era un arco solo con l'omino, la mascotte, non mi ricordo come si chiamava, e la scritta hamburger a 15 centesimi. La cosa che ti fa capire meglio perché gli americani stanno così in fissa con le insegne è il fatto che qui gli spazi sono enormi, e quindi queste insegne devono essere visibili da lontano quando percorri le highway, eccetera, messe sopra i pali. Ed è tutta una concezione pubblicitaria e di insegna diversa, secondo me, da quella italiana. Questa è bella. Ma tu che sei un carrozziere che dipinge macchine, che genio devi essere per farti un'insegna del genere? Non solo le macchine colorate con il neon, il mondo! Cioè, hai vinto tutto, amico mio. Comunque cambiano i tempi, ma il soggetto rimane lo stesso. Uno, due e tre. Qui
Quindi insomma, chiunque di voi abbia la mia malattia e si trova a Cincinnati, venga a visitare l'American Sign Museum, anche perché vi racconto e vi confermo una storia vecchia. Prima i sign painters con i loro pennelli, i loro compassi che scrivevano, dipingevano le scritte sui muri, poi si passa a farle sul vetro, eccetera eccetera, poi gli artisti lasciano spazio agli elettricisti che ne capivano di neon, di piegare, eccetera, e quindi la tecnologia entra di prepotenza in questo mondo pubblicitario delle insegne. Questa è una storia che ogni generazione ha vissuto e ogni generazione vivrà. Non ci vuole il museo di Cincinnati per farvelo capire, però sicuramente serve a confermarvelo. Che dire? Belle cose a tutti dall'American Sign Museum di Cincinnati, da me e la mia statua dimensione 1-1. Belle cose fresche a tutti. Vuoi parlare tu? No, parlo io. Sicuro? Pettinati pa. Ci troviamo a Fountain Square di Cincinnati, che tra l'altro questa città è piena di contraddizioni perché ha origini tedesche, si trova tra il confine fra il nord e il sud degli Stati Uniti, quindi è un ibrido nord e sud, e il nome Cincinnati deriva dalla società dei Cincinnati, che a loro volta derivano da un console romano, Cincinnato, insomma. Io adoro il casino e questa città ne ha tanto, a cominciare dal nome. Questa alle mie spalle è il centro della città da sempre. Quando Henry Probasco, che è magnante, eccetera, regalò questa piazza agli abitanti della città. Una cosa interessante, sempre parlando di nomi, è che prima Cincinnati si chiamava in un altro modo, Porcopolis, perché qui impacchettavano carne di posse. Comunque, non ci perdiamo in queste robe, torniamo un secondo serio. Questa fontana qui si chiama Genius of Water e celebra il fiume Ohio, perché da queste parti passa il fiume Ohio. Siamo in una città di confine fra Ohio e Kentucky, ma comunque siamo in Ohio. E niente, questo è il centro della città da sempre. Volevate saperlo? Penso di no, ma ora lo sapete. Belle cose. E poi pagando $6, che a mio avviso è una rapina, però ci sta per finanziare le città, potrete salire sull'observation deck della Carew Tower, il grattacielo più alto di Cincinnati, costruito negli anni 20 stile Art Deco. Salire qui e vedere lo skyline non è assolutamente come essere a New York City e guardare dall'Empire State Building, dal Rockefeller Center o dalla Freedom Tower. C'ha i suoi quattro grattacieli modesti, tra l'altro anche quello lì, che io non ho idea di che grattacielo sia, con una specie di gabbiotto sopra. Mi informerò, se qualcuno lo sa me lo lasci nei commenti. La cosa bella che si vede da qui non è tanto lo skyline, ma quanto il confine, ovvero vediamo il fantastico fiume Ohio che attraversa la città, dividendo l'Ohio dal Kentucky, l'ultima città del nord da dove inizia quello che possiamo intendere come il sud degli Stati Uniti. Da un lato vediamo i grattacieli, dall'altro lato questi boschi sconfinati che si perdono nel Kentucky e ti portano verso sud. Porcopolis viene anche chiamata Queen City, perché questa qui, Cincinnati, una volta era la regina del West, the Queen of the West. Poi hanno scoperto altro West e l'hanno chiamata solo The Queen. È una città ibrida, una città strana, una città dove il cibo tipico è anche tra i più odiati negli Stati Uniti. Vogliamo scoprire perché? Io credo di sì. Oh, this is for me. Thank you very much. Just for having on my video, can you explain me again how to eat it? The way you're gonna use it is a cutting tool. You're gonna cut it. Okay. And then you're gonna first pull this back. Okay. Can I try in front of you? Okay. Okay. Pull this back. Keep going. Okay. Okay. There you go. Oh. There you super go. Professional. Uh-huh. Thank you. Allora, signori, quando parlavamo di cibo, Cincinnati è conosciuta per questo piatto qui, chiamato chili, che come vedete c'è del chili. Ora, mi hanno anche dato un bavaglino per non farmi sporcare la mia maglietta Bob, tra l'altro un bavaglino fantastico perché ha la taschetta. Lo potete mangiare in vari modi, dentro un panino, in quel caso si chiama Coney, oppure chili way, che può essere one way, two way, three way, quattro way, insomma vi leggo gli ingredienti perché poi io li dimentico. Non sono altro che spaghetti con chili, formaggio sopra. Nel 4 way potete decidere se mettere le cipolle e fagioli, nel 5 way sono sia cipolle che fagioli. Ora, io ho fatto solo con i fagioli. Questo è il tipico piatto di Cincinnati, il chili. Allora, io devo tagliarlo così, mi hanno detto.
Questa è una tortura, cioè tagliare lo spaghetto e usare la forchetta come se stessi mangiando una pie. Poi mangiare con i crackerini, uno li butta dentro, quindi come una pie, ma non viene bene. Ma ragazzi, è una cosa buonissima, è una cosa buonissima. Il chili di carne, il cheddar si scioglie, e il black bean, ma il crackerino è la morte sua. Io non capisco perché questo sia uno dei piatti più odiati su internet per quanto riguarda la cucina americana. Anzi, lo trovo meglio di molti altri piatti americani improponibili. Ma che buono! Se venite a Cincinnati, dovete provare, è una delle poche città che un piatto tipico ce l'ha. E poi, da come molte persone la descrivono, sembra chissà che, ma in verità è un piatto completo, buono, provatelo, fatelo anche a casa, tanto si può fare, secondo me, una roba del genere. Chili di carne, fagioli, cracker in mezzo e formaggio come se piovesse. E poi, perché farlo come una, cioè perché farlo con gli spaghetti se poi lo devi mangiare come torta? I misteri della cultura locale. Ci vediamo dopo pranzo, belle cose. You're not swirling, are you? If you swirl, you're gonna lose all your beans. You're gonna have a pile of beans. Ok, I don't have to swirl, I have to cut. La signora ci tiene a precisare che io devo tagliarlo, ragazzi. Se voi lo girate, no, diventano spaghetti. Non contraddicela, perché... un po' di refrigerio, perché fuori fa abbastanza caldo. La cosa bella di Cincinnati, come ho detto, è una città, anzi di Porcopolis, invece di più chiamarla col suo nome antico, intanto è quella che assomiglia molto a Roma, perché si sviluppa su sette colli, ha un nome romano e questa cosa fa ridere, ma sto divagando. Che basta passare un ponte, non solo si cambia stato, ma si è anche nella ridente cittadina di Newport, Kentucky, che è una città abbastanza carina, perché è quasi un sobborgo di Cincinnati, pur essendo un altro stato. Quindi proviamo ad andarci, vediamo se c'è qualcosa di carino. Non lo so, ci vediamo lì. E poi Newport è abbastanza, a parte il suo centro commerciale, ci sono un bel po' di ristoranti, bar. Poi non è che ci sia chissà che. Però ecco, passate dall'Ohio in Kentucky, Ohio. Poi tutti questi stati con questi nomi, Ohio, Idaho, Iowa. Sembra che gli erano avanzate delle lettere dagli altri stati che hanno quei nomi lunghissimi, tipo Tennessee, Massachusetts. E gli hanno buttate, ma perché questi stati sono chiamati con questi nomi, Ohio? Cioè, ci rimanevano queste, tipo scarabeo, mettiamole insieme. Ma perché sto parlando di questo? Niente, compro una vocale. Essendo che questa giornata a Cincinnati finisce, ora non siamo a Cincinnati ma siamo a Newport, io, c'è una droga, ho ripreso di nuovo il chili 4 vie, 4 ways, però volevo farvi vedere un'altra cosa tipica in realtà di queste zone, che è questa. Questa è una fetta del Getta, Gotta, Gavetta, non so come si pronunci. È una salsiccia di doppia carne più cereali, che poi si può fare fritta, si può mettere sulla pizza, si può fare a polpetta e ti fai qualcos'altro. Questo qui è il Getta, tipica roba di queste zone, perché c'erano i tedeschi fanno salsicce e quindi sono rimaste anche qui. Solo una fetta di salsiccia grigliata, come vedete è tutto un mix tra carne e cereali. Diciamo che questa giornata a Cincinnati ce la siamo passata, due o tre cose abbiamo viste. Niente, io vi lascio con il mio chili, il mio ghetto, sono i due piatti tipici, cioè più tipico di così si muore. Tante belle cose fresche a tutti, ciao!